vorrei ringraziarvi, voi membri del Comunione e Liberazione, che ogni anno vi invitate a Rimini per condividere la gioia di sapere chi siamo e dove andiamo. Con questo volume, La virtù del dialogo, nel quale abbiamo raccolto gli interventi del Cardinale Toran al meeting di Rimini, abbiamo voluto rendere omaggio a questo grande uomo. Come dice Emilia Guarnieri nella sua prefazione, è in fondo un omaggio alla memoria di un padre, come è stato per noi per tanti anni, e un uomo che ha saputo, come indica il successore del Cardinale Toran al dialogo interreligioso, il Cardinale Ayusso, che ha saputo aprire grandi e inediti orizzonti per la Chiesa e per il mondo. Una persona amata, direi, in tutto il mondo, e tutto il mondo ne ha potuto apprezzare la capacità intellettuale, la pazienza, la finezza e la grande apertura di cuore. Ha servito per molti anni Giovanni Paolo II come ministro degli esteri, possiamo dire. E poi in tutti questi ultimi anni, anche diciamo seguiti, accompagnati dalla grave malattia, però è stato un tenace, inflessibile operatore del dialogo e dell'amicizia tra i popoli. In questo trovava una grande comunanza, una grande vicinanza al meeting che ha sempre amato. Così come ha sempre amato, e me lo diceva spesso nei nostri dialoghi anche personali, il movimento di Comunione e Liberazione, perché ne apprezzava moltissimo quello che lui definiva senso ecclesiale. Sì, grazie a voi che aprite la porta per dire al viandante: venite e guardate, Dio non è morto. Grazie.